amichevole estiva fatta con il Napoli in cui abbiamo vinto 2-0 contro i Rangers e adesso ragazzi faremo un'amichevole internazionale estiva con l'Italia contro il Brasile. Già ho fatto la formazione che vedete logicamente le cose della partita e niente, adesso cominciamo. Dobbiamo allenare side, a me side, ai tiri al volo insieme ad Antonio Marino. Ah, l'ha colpita male. Bella! Bella! Al volo proprio! Ah, fuori! Ah! Mamma mia, mezza rovesciata. Colpo di testa. Ok, bel allenamento. Comunque, ed si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Si gioca l'amichevole internazionale estiva. Si sfidano Italia e Brasile. Non può essere considerata una semplice amichevole, visti i precedenti. Partita che regala sempre forti emozioni. Chi scende in campo sa di avere gli occhi addosso di tutto il proprio paese e di dover dare dunque il 110% per questa maglia. Dici Brasile-Italia, memoria vola quel famoso pomeriggio del luglio del 1982, 5 luglio, stadio Sarrià, quando la nostra nazionale riuscì a regalare un grande dispiacere a Zico, Socrates e Falcao. Atleta del Pallorossi che diede Sentiamo l'inno dell'Italia. Questo è il terzo titolo mondiale della loro storia. Quanti ricordi, Pierre? Adesso sentiamo l'inno del Brasile. Olè. Vediamo come scendono in Formazione campo i Italia. giocatori di casa. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spesso identificato quanto basta, dovrebbe regolarci parecchio con le emozioni. Nel mentre è arrivato un commento, vediamo. Trasformandosi in un trionfo di colori. I tifosi della capitale sono sempre caldissimi durante la cittadina. Ciao Pastore. Lasciano spesso senza fiato, Pier. Ecco la grafica che ci Formazione in Brasile. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere poi in mezzo per la porta centrale. Leviamo il trainer. Perché c'è Zedad che nell'Italia è francese? In realtà è algerino, però dettagli. Praticamente Zedad che sta per prendere la cittadinanza italiana. Cioè, o meglio, ha anche la cittadinanza italiana, quindi diciamo che è stato inserito nell'Italia, ecco. Prima possesso di palla Comincia per il Brasile. Italia-Brasile, batte l'Italia con Ferrari, Ghiglione, Medina, Padoin, Palmiero. Con cui La sono pronti recupera alla ricerca. Gazzolisco, la recupera a my side per Prova ad Antonio attaccare Marino. l'Italia lateralmente. La mette in mezzo. La mette in mezzo per Karim Zedad, che colpisce male il pallone. La recupera subito il Brasile con Andrao. Fermazione, recupera il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta. Ma ieri hai preso 8 palloni dal Senegal, sì, ieri c'è stata l'amichevole internazionale tra Italia e Senegal e praticamente l'Italia ha preso 8 gol dal Senegal. Neymar. Pessigno. Attenzione, tiro murato. La recupera subito l'Italia con Brontoglie. A main side. Per Antonio Marino.
Attacca il giovane della Lazio, Antonio Marino, messo giù in aria, calcio di rigore. E mentre calcio di rigore per l'Italia, lo facciamo battere a Luca Palmiro. Su dischetto si prepara Luca Palmiro per battere questo calcio di rigore. Palmiro spiazza Joao Pedro Piai ed è 1-0 Italia. Segna l'ex primavera del Napoli, Luca Palmiro. Ma Antonio Marino dove gioca in questa stagione? Cioè la stagione 23-24 gioca nel in seconda categoria. Invece in questa stagione era il giovane della Lazio, giocava nella primavera della Lazio. Italia 1, Brasile 0. Fascendigno, Gazzolisco, Durabo. Recupera il pallone con un intervento facile. Come va il ritiro? Bene, bene. Attenzione, la regala Sciambriola. La recupera subito l'Italia con Antonio Marino. Va a cercare a Messide. Poi palla per Zedadka. 2-0. Assegno il giovane preso dalla primavera del Napoli, Karim Zedadka. L'argelino con il passaporto italiano. Segna il gol del 2-0 Italia. Ancora una volta spiazzato Joao Pedro Piai, il portiere della primavera del Napoli. 2-0. 2-0. Durabio, Eversin Tigno. C'è il movimento senza palla. Eversin Tigno. La recupera Nicola Medina. Palleggia il giovane della Lazio, Palmiro. Antonio Marino. La recupera Ghiglione. Antonio Marino. Brontoglie. Brontoglie, tiro dalla distanza, fuori. Rimessa dal fondo, Joao Pedro Piai. Colpo di testa, Roger Ibanez. Sciami Loria. Fuori. Karim Zedadka. Jacopo Dezzi. Cerca Antonio Marino. Allarga per Ghiglione. La recupera Gazzolisco. Ottima lettura difensiva. Joao Pedro Piai. Fuori. Zedadka. Simone Padoin, la regala, la recupera Dezzi, Palmiro, Antonio Marino, aspetta supporto, Ghiglione, Ghiglione, attenzione, cross murato, la recupera subito il Brasile, Ibanez, Sciami Loria, Piai, spazza via, colpo di testa di Antonio Marino, Pessigno. La recupera Ghiglione, Palmiro, Ghiglione, Marino, Amesaid, Amesaid, Piai, recupera il pallone senza problemi. Gazzolisco, la recupera Luca Palmiro, Amesaid, Zedadka, Dezzi, Amesaid. Palla per Antonio Marino, va a cercare l'ex Napoli Dezzi. Fuori. Sarà rimessa dal fondo, batte Joao Pedro Piai. Palla che è uscita non di molto. Colpo di testa. Palmiro. Francesco, dimmi tutto. Fuori. Ci sono 2 minuti di recupero. Calcio d'angolo, batte Ghiglione, cerca di testa Padoin, non ci arriva. Ma perché non ti arrivano i messaggi su YouTube? No, 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 mi arrivano, mi arrivano. Comunque, fine primo tempo, Italia 2, Brasile 0.
Allora, mettiamo. Allora, direi di fare solamente una cosa. Opto solamente per un cambio. Vabbè, saluti Michele Pascarella che è stato convocato da nell'Italia FC. Faccio un saluto speciale al mio carissimo amico stretto Michele Pascarella dal Bomber Marino. E mi raccomando, no, oddio. Scusate, voi io mi sono confuso, ripeto. Faccio un saluto speciale al mio carissimo amico stretto Michele Pascarella che è stato convocato nell'Italia FC Primavera. Mi raccomando, continua così e. Oddio, oddio, aspettate, non so come dire. E allora, devo pensare un attimo solo. Vorrei essere più neutrale possibile, avete capito? Cioè, lo sapete che io sono indifferente nel calcio, nel senso che, come posso dire? Diciamo che io sono in campo neutrale nel calcio, come già sapete, come ho dichiarato molte volte. Allora, faccio un saluto speciale a Michele Pascarella dal Bomber Marino e mi raccomando, sempre Forza Napoli FC 2007. Ecco, abbiamo approssimato, ecco. Allora, io direi di optare solamente per un cambio. Metto Francesco Rossi, che è un ex primavera dell'Atalanta, al posto di Ballotta. E per quanto riguarda invece le due altre sostituzioni le facciamo nel corso della partita. Comunque, ragazzi, prima di cominciare il secondo tempo, vi volevo precisare su questa cosa. Praticamente non è che io voglio essere in campo neutro nel calcio, oppure voglio essere originale. Però diciamo che come ho dichiarato molte volte. Per me, innanzitutto io so tutti i giocatori, squadre, dall'A alla Z di qualsiasi ambito del calcio, di qualsiasi categoria nel mondo, quindi anche tra amici. E poi dal mio punto di vista, un giocatore e una squadra non deve essere giudicato da scarso, forte, quello è buono, quello non è buono, eccetera, eccetera. Bisogna vedere tutto l'impegno bisogna vedere l'impegno sia del giocatore sia della squadra, ok? Io la penso in questo modo. Comunque, con questa spiegazione mi volevo precisare su questo e niente. Francesco, Leonardo Manera si è trasferito a Napoli facendo under 14 o 15? Under 14 o 15, pastore. Comunque dicevo, ecco, quando ha detto in campo neutrale, non volevo dire proprio in campo neutrale, però diciamo che volevo dire questa spiegazione qui, ok? Spero di essere stato chiaro su questa cosa. Adesso continuiamo. Under 15. Va bene, complimenti a Leonardo Manera. E comunque mi correggo anche sul saluto di Michele Pascarella. Semplicemente faccio come ho detto con Leonardo Manera. Complimenti sia a Michele Pascarella che è stato convocato nell'Italia FC Primavera e sia a Leonardo Manera che è stato convocato nell'Italia, scusate. Faccio i complimenti a Michele Pascarella che è stato convocato nell'Italia FC Primavera e a Leonardo Manera che è stato convocato nel Napoli FC 2007 Under 15. Verrà in ritiro, non lo so. Comunque, precisate tutte queste cose e cominciamo il secondo tempo. Sostituzione per l'Italia. Esce Marco Ballotta ed entra Francesco Rossi. La recupera Luca Palmiero. Dezzi. Paduin. Zedadka. Attenzione. Cross murato. Rimessa laterale per l'Italia. Dezzi. Dezzi. Brontoie. Ecco il tiro. Brontoie. Grande parata di Joao Pedro Piai. Fascedigno. Dezzi. Giocatore da seguire, Karim Zedadka dell'Italia. Dezzi. Paduin. La recupera Eversin Tigno. Durado. Comunque, ragazzi, lo ripeto per l'ultima volta e soprattutto per chi è entrato adesso, spero di essere stato chiaro sul fatto delle precisazioni che ho detto prima, ok? Perché è fondamentale. Detto questo, continuiamo. Ameside. Ameside!
da casa sua a Messines del giovane 3-0. È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Un gol straordinario, calciato in porta alla distanza siderale, ha trovato di sorpresa il portiere. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti. 3-0 Italia. Continuano a regalare grande calcio. Eversin Tigno. Attenzione fallo. Si ritira con una punizione per i brasiliani. L'allenatore è pronto a effettuare. Francese, Odil Sanera e Rosap si è trasferito all'Inter FC. Inter FC. Nel mentre sostituzione per il Brasile. Esce Facedigno ed entra Boas Santos. Intendili. Intendi l'Inter. L'Inter FC. Forse intendi Internazionale 1996 FC Under 15. Non esiste l'Inter FC 2007. Cioè meglio esiste, però fammi capire. Oddio. Nel mentre c'è stato il tiro di sì, allora. Allora, mi spiego meglio, ok? Esistono, non so quali intendi, ok? Non so perché neanche io, perché non so neanche io perché mi è ho pensato all'Inter all'Internazionale 1996 FC Under 15. Però per sicurezza chiedo, intendi l'Internazionale 1996 FC Under 15 oppure l'Inter FC 2007 Under 15? Per curiosità, voglio saperlo io. Il bomber si vuole togliere questa curiosità. Palmiro. Pallone per fondo pericoloso. Recupera Ibanez. Colpo di testa. Francè, Rosa Palomba è una nuova calciatrice della della parrocchia Stocasio. E nel mentre fuori gioco. Complimenti a Rosa Palomba. E sostituzione per il Brasile, esce Pessigno ed entra Alexandro. E nel mentre sostituzione anche per l'Italia, esce Nicola Medina accompagnando degli applausi ed entra Salvatore Bocchetti. Punizione già battuta. Bravo qui il difensore, legge bene questo pallone. Ma quindi Pastore, mi fai capire quale squadra intendevi? Perché non me l'hai detto. Se lo lascia sfuggire. Attenzione, respinta di Francesco Rossi. Durato. Inter FC 2007, ok. Va bene, allora complimenti a Ordine a Sere Rosap. Legge bene. Francese, Lisa Lochetta, in che squadra gioca? Non gioca nessuna squadra. Zedadka. Dezzi. Ameside. Palmiero. Palmiero! Parata di Joao Pedro Piai che recupera il pallone senza problemi. Colpo di testa. Brontoie. Provano gli azzurri. Ameside. Palmiero. Ha perso il pallone. Palmiero. Bene qui il difensore. Andrao. Di passaggio ha riconquistato palla. Eversin Tigno, Durado. Vediamo. Ci sono due minuti di recupero. Eversin Tigno. Rooster. La mette in mezzo, attenzione fuori gioco. Francemi canta una canzone. Ora no. Sostituzione per il Brasile, esce Andrao ed entra Santeiro. Calcio di punizione per l'Italia, batte Francesco Rossi per Bocchetti. Brontoie, e nel mentre finisce qui, l'Italia vince 3-0 questa amichevole internazionale allo Stadio Olimpico di Roma. È una lezione davvero dura. Hanno sbagliato completamente l'approccio alla partita. Mi aspetto feroci critiche al loro rientro. Va bene che non c'è niente in paio, ma figure del genere no, dai. Francesco, mi canti una canzone ora, no? Migliore in campo, Neymar Junior.
capitano del Brasile. Questo giocatore è incappato dalla gelata, no, quella che capita anche ai campioni. Non è mai stato di moderazione, non ha creato problemi alla difesa avversaria, insomma, prestazione da rivendicare. Va bene ragazzi, spero che questa le sia piaciuta, lasciate like, esca al canale, il Bomber Marino vi saluta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!